Ciao a tutti e a tutte, eccomi ancora qua. Questa volta volevo farvi proseguire con la prima bambola, quella con l'asino rotondo, e iniziare da oggi a realizzare il corpicino, che è semplice semplice, con ovviamente abbinate manine e piedini. Poi, nell'eventualità vogliate aggiungerci altri accessori, vedremo più avanti come fare. È semplice. Ma andiamo ad iniziare e vediamo soprattutto cosa ci serve. Ci serve del materiale, io prediligo il pile perché è morbido morbido. E inoltre la polvere basta spazzarla via. Non si attacca ed è anche morbidoso da accarezzare. Perciò io preferisco fare questo tipo di bambole utilizzando del pile. I disegni sono soggettivi, i colori pure. Scegliete voi quale colore, quale disegno e quale materiale. Il solito consiglio è quello di utilizzare del materiale elastico, perché poi lo imbottiremo con l'ovatta. Ci servirà ovviamente del filo, ci servirà sempre il filo da pesca e poi lo smalto che vi mostrerò come utilizzare nel viso della bambola e un po' di colla, non tanta roba perché il lavoro è semplice e vediamo anche quanto è veloce. Realizzate dal pile un cerchio esattamente come questo che è calcolato basandomi dalla misura del viso. Praticamente è tre volte la misura del viso, 1, 2, 3. In questo modo il corpicino verrà abbastanza grande per poterlo abbinare alla bambola stessa. Una volta tagliato il cerchio, inizieremo a fare la solita cucitura, dentro e fuori, dentro e fuori, fino a fare tutta la lunghezza del perimetro del nostro cerchio, esattamente come le altre volte, perché la bambola dal naso rotondo non è rotonda solo sul naso. Una volta cucita, come al solito, abbiamo realizzato il nostro sacchettino. Prenderemo la nostra ovatta e riempiremo il sacchettino. In questo modo il corpicino verrà morbido morbido, molto simile ad un cuscino. Vediamo un po' se va bene così pieno. Ecco qua, possiamo farlo più pieno, più gonfio, meno gonfio, in base a quelli che sono i nostri gusti, come al solito. È una questione di quello che vogliamo in verità realizzare. Diamo la forma, tiriamo il nostro sacchettino, inseriamo l'ovato all'interno. E chiudiamo come al solito facendo delle cuciture, passando da un lato all'altro, in modo che il buco venga completamente chiuso. Solita una cucitura a destra, una a sinistra. Io preferisco incrociare perché in questo modo anche la forma rimane rotonda. Ok, chiudiamo per benino. Ecco.
Ecco qui. Ora che è chiuso, facciamo il nostro nodino. Ecco qui. Ora diamo la forma alla nostra pallina in modo da raggiungere la forma che più preferiamo. Come vedete, la misura combacia. Ammettiamo che noi vogliamo farci un cappellino. Per realizzare un cappellino è molto molto semplice. Ora ve lo faccio vedere. Prendiamo il nostro tessuto, prendiamo la misura della testa della nostra bambola, come al solito, un po' più larga perché la imbottiremo. Ecco qui, questa è la misura, perciò da questo punto a questa linea taglieremo dritti in questo modo. La profondità dipende dal tipo di berretto che noi vogliamo realizzare. Ecco qui, taglieremo il nostro tessuto. Ecco qui l'altro lato e potremmo realizzare un berretto dritto oppure fare questo. Abbiamo già fatto il doppio della nostra. Vedete? Ho piegato il tessuto a metà. Ho preso la misura della testa e ora mi basterà cucire un lato. Sempre con lo stesso ago, questa volta farò una cucitura leggermente diversa, ovvero questa. All'inizio prenderò e bloccherò un po' più vicino, ecco qui. All'inizio prenderò e bloccherò i due tessuti, vedete? Già piegati. Realizzerò un punto doppio, o meglio, ho puntato alla fine del tessuto e poi sono tornata indietro e continuerò a realizzare questa cucitura. Un punto indietro e un punto avanti. Un punto indietro e un punto avanti. Con il punto indietro io andrò a prendere esattamente l'uscita della cucitura precedente, perciò entrerò nella cucitura e uscirò più avanti di una cucitura. Entrerò nella cucitura e proseguirò così fino alla fine del tessuto. Eccolo qui. Mi si è annodato e l'ho snodato. Ecco qui. Proseguiremo così in questo modo, facendo sempre la stessa cucitura fino alla fine del nostro tessuto. In questo modo avremo realizzato già un berretto. Se lo vorrete più piccolo, vi basterà fermarvi un po' prima o tagliare un po' meno tessuto, perché anche in questo caso è una questione di gusto. Perciò si può fare un berretto da gnomo realizzando una punta alla fine. Gli si può fare un berretto da neve facendo arricciare la fine. Il berretto è una cosa semplice. Poi si possono fare anche quelli elaborati, ma ne parleremo più avanti, perché per realizzare alcuni berretti ci vuole altro materiale. Ma ci vuole innanzitutto una bambola idonea a quel tipo di berretto. Ora vi faccio vedere quello che intendevo io. Questo
Questo è un berrettino semplicissimo da realizzare. Cucitura indietro di un punto, avanti di un punto. Ritorno nel punto precedente e proseguo nel punto successivo. Nel punto precedente e proseguo nel punto successivo. Nel punto presente, cioè quello che ho fatto in precedenza, e poi proseguo un punto avanti. E così fino al punto in cui noi ci vogliamo fermare per chiudere il berretto, che sarà anch'esso semplicissimo. Ok, ammettiamo che io mi voglia fermare qui, così andrò a togliere il tessuto in più. Prima farò il nodo e bloccherò così il tessuto. E poi taglierò il filo. Terrò ancora il mio filo rosso, dello stesso colore del tessuto che abbiamo scelto. Taglierò quello che è in più, ma non è detto che lo debba tagliare, perché io volendo posso mantenere questo. Ora vi spiego come. Io farò questo, taglierò a piccoli. Tratti fino alla fine del tessuto non cucito, vedete? Il filo arriva qui e io sto tagliando un pochino prima. Poi vi faccio vedere com'è semplice realizzare un finto pompon, semplicemente tagliando il tessuto. Ecco qui, fino alla fine del nostro cappello. E infine qua, nella piega finale del berretto. Ecco qui, ora il berretto è tutto tagliato. Noi andremo a girare, faremo uscire tutto, vedete? Prenderemo il nostro filo, prepareremo il nodo e partiremo dalla parte dove abbiamo fatto l'altra cucitura e incominceremo a fare la solita cucitura d'arricciamento, così dentro e fuori, facendo attenzione ovviamente a non andare oltre alla riga che abbiamo scelto per realizzare il nostro berretto. E proseguiremo così fino alla fine, anche questa volta. Proseguiremo così. Ecco qui. E tireremo il nostro berrettino. Arrivati alla cucitura, tireremo il nostro filo il più possibile. Una volta tirato, ci avvicineremo alla parte nella quale siamo iniziati qua e faremo il nodo. Arrivata alla fine, faremo il nostro nodino. Semplice, niente di più. Per
Prenderemo la nostra bambola e le infileremo il berrettino. Visto? Semplicissimo. Poi, se noi vogliamo dare un po' di volume al nostro berrettino, ci basterà, come al solito, utilizzare la nostra ovatta. Bloccheremo i capelli nella parte posteriore della nostra bambola. Prenderemo un po' di ovatta, la inseriremo nel nostro berrettino, vedete che è già cicciotto, e andremo a fissarla inserendo il berrettino nella testa della nostra bambola, nella posizione che più preferiamo. Sempre facendo attenzione che la cucitura resti dietro. Ecco qui. Scusate un attimino. Ho messo anche troppa ovatta, ne tolgo un po'. Questo lo farete anche voi in base a come vorrete mettere il berretto. Poi se volete fare una frangetta vi basterà sciogliere i capelli e tagliare. La cosa bella di queste bambole è che veramente sono personalizzate, nel senso che ognuno di noi può scegliere come fare la propria bambola. Ecco qui. Ovviamente il berretto andrà fissato. Potete sceglierlo se fissarlo con la colla, che è il modo più rapido, o se fissarlo cucendo tutto intorno. La nostra bambolina comincerà a prendere questo aspetto. Aspettate un attimo. Ecco qui. Metteremo da parte un attimo la nostra bambola che monteremo dopo, successivamente, e iniziamo invece a realizzare le nostre manine e i nostri piedini. Allora, per realizzare una manina, taglieremo due cerchi prendendo la misura del viso della nostra bambola. Perciò il cerchio dovrà essere grande come la faccina della bambola. Una volta prese le misure, ne taglieremo due. Cercate di farli i più uguali possibili, in modo che le mani alla fine diventino uguali. Visto che uno ha già preso la misura in precedenza, taglierò il secondo in questo modo. O meglio, una volta fatto il primo, sarà la misura per realizzare anche il secondo. Ecco qui, le due manine sono fatte. Invece, per quanto riguarda i piedini, noi dovremo realizzare un cerchio di 1 cm più largo. Vedete? Questo è ancora troppo grande. A noi basterà fare 1 cm in più. Di conseguenza, piegheremo anche in questo caso il tessuto. Io lo sapete già, non utilizzo misure, non utilizzo cartamodelli. Trovo sempre il modo per utilizzare, per prendere le mie misure in modo più semplice e soprattutto più rapido. Ma nel caso in cui vi troviate meglio utilizzando le misure, vi basterà prendere un cartoncino e usare il compasso. 1 cm più grande, eccolo qua. In questo modo realizzerò i piedini. Questa sarà la differenza. Questo è il piede. E questa è la manina. Aspettate, questo è il piede, quello più grande, e questa è la manina. Ora andremo a tagliare anche l'altro piedino in modo da avercelo già pronto. Preparatevi con dell'ovatta e con il filo rosa, e per finire vi servirà il filo da pesca. Io, come vedete, sto riciclando del materiale già tagliato di un'altra bambola, perché nulla si butta. Questo
Quando avrete realizzato altre bambole, nel caso in cui vogliate cambiare idea, misure, utilizzate pure i tessuti avanzati. L'importante è ovviamente che non siano rovinati. Tagliamo il tessuto come l'altro, in questo modo. Aspettate, ok. E così abbiamo realizzato i due piedini. Qui abbiamo già le nostre mani e iniziamo a lavorare anche le mani. Realizziamo le nostre manine. Come al solito, la cucitura è sempre la stessa. Scegliete il lato del tessuto che volete utilizzare e realizzate il vostro sacchettino. In questo caso ne realizzeremo due uguali per le mani. E due un po' più grandi per fare i piedini. La cucitura è la stessa sia per le mani che per i piedi e la differenza ve la mostrerò successivamente. Perciò al momento realizziamo questo e poi vi mostrerò anche il resto. Allo stesso modo ci risulterà il sacchettino da riempire esattamente come abbiamo fatto per il viso in precedenza e anche per il naso della bambola dal naso rotonda, perché alla fine questa bambola si basa esclusivamente sulla lavorazione dei cerchi. È una lavorazione semplicissima. Poi la velocità dipende dalle vostre mani e da quanto siete abili. Però in genere non ci si mette tantissimo. Ecco qui. E il primo sacchettino è quasi finito. Il primo sacchettino è fatto. Andiamo a realizzare gli altri quattro, anzi gli altri tre. Una volta realizzati i sacchettini, come al solito, li imbottiamo e mettiamo tutta l'ovata che decidiamo possa bastare. Se le volete più dure, se le volete più morbide, è una cosa che, come al solito, dipende da voi. Sapete che più sono dure e più sono facili da lavorare. Più sono morbide, più sono pacciocose e più si vedono le pieghe. Allora, realizzato anche questo, noi avremo in totale 4 palline fatte con l'ovata. Aspettate un attimo che riempiamo un altro po'. Ok, chiudiamo. Controllate che abbiano la stessa consistenza in modo che anche l'effetto che daranno sarà lo stesso. E come al solito chiudiamo il tutto cercando di non fare ulteriori buchi. Allora, sempre incrociando la cucitura, noi otterremo anche questo. Ok. Ecco qui. E Stato un casino, poi social media, chiudiamo. persone coinvolte, lei che era violenta, faceva delle cose strane, mi minacciava. C'è stato anche un episodio di Abbassa già. conflitto col figlio, ha avuto un Non si rapporto sente, è quando uguale. viveva con me. Ora avremo due palline più grandi, che saranno i nostri piedini, e due palline un po' più piccole, che saranno le nostre manine. Ora prenderemo il nostro filo da pesca con l'ago lungo. Aspettate che... Allora, metteremo da parte il filo rosa, che non ci servirà più.
prenderemo il nostro filo da pesca e inizieremo a lavorare le nostre manine per poi passare ai nostri piedini. Faremo il nodo. Ecco qui. Tata. Ecco qui. Prenderemo le nostre manine e inizieremo a scolpire le nostre dita. Divideremo la mano in tre parti. Daremo prima un effetto un po' più allungato per dare l'effetto dita, premendo un po' la pallina. Faremo lo stesso con entrambe in modo che siano più o meno uguali e inizieremo dividendo in tre parti, 1, 2 e 3 parti la mano. Inseriremo l'ago dalla parte opposta della mano e usciremo a un terzo nella parte inferiore. In questo modo noi andremo a realizzare il pollice della nostra manina. Una volta piegato il filo da pesca intorno al nostro tessuto, tireremo forte, posizioneremo il filo da pesca nel punto che più ci piace e tireremo forte, così, e avremo fatto il pollice, anche un pochino più alto magari. Ecco qua, tiriamo forte. Poi ci sposteremo di mezzo centimetro verso il centro, così, e tireremo nuovamente il filo per mantenere la forma. Gireremo intorno alla nostra pallina e formeremo il secondo dito, l'indice, per poi rientrare nello stesso punto in cui siamo usciti. Eccolo qua. Faremo la stessa cosa, usciremo dal punto in cui siamo entrati ora, ci sposteremo di circa mezzo centimetro verso il centro, mantenendo tirati i fili in questo modo, e faremo ancora due giri per raggiungere le 5 dita. Una volta tirato il tessuto, gireremo un'altra volta, vedete che le ditine stanno spuntando, rientreremo nel buco dal quale siamo usciti, tireremo il filo, poi rientreremo nuovamente per uscire nel buco di prima, in questo modo, poi l'ultimo mezzo centimetro in là per andare a realizzare anche l'anulare e il mignolo. Ecco qui, gireremo intorno alla nostra mano, posizioneremo nel punto che più ci piace e infileremo per l'ultima volta l'ago. E avremo realizzato la nostra manina. Annoderemo dietro il nostro filo da pesca in modo che non si ammorbidisca, resta sempre tirato, e faremo 3 nodi per essere sicuri che non si stacchi. Perciò faremo il primo,
Il secondo. E il terzo. E poi potremo tagliare quello che non ci serve. Ecco qui. Tireremo un po' il filo in questo modo. Sposteremo eventualmente se ci sono posizioni che non ci piacciono e avremo il pollice, l'indice, il terzo dito, l'anulare e il mignolo. Metteremo da parte il primo dito e faremo il secondo, la prima mano e metteremo lo stesso passaggio ma inverso per realizzare la seconda manina. Vi spiego. Prima siamo partiti dal lato sinistro per realizzare la mano. In questo caso partiremo dal lato destro. Perciò divideremo in tre parti la manina. A un terzo nella parte bassa usciremo in questo modo. Prenderemo la posizione per realizzare il pollice della nostra mano. Ecco qua. Ecco qui, tireremo forte e faremo gli stessi passaggi di prima. Ci sposteremo di mezzo centimetro verso il centro, in questo modo. Tireremo forte il filo, gireremo intorno alla pallina e rientreremo nello stesso buco. Dalla parte posteriore rientreremo. E usciremo nello stesso punto dal quale siamo entrati prima. Ci allargheremo di mezzo centimetro, reinseriremo l'ago all'interno. Tireremo forte il filo e gireremo intorno alla nostra pallina per realizzare anche il terzo dito. In questo modo entreremo nell'ultimo buco per poi riuscirne nuovamente dalla parte posteriore entreremo, usciremo nello stesso buco. Aspettate che mi è sfuggito l'ago. Rientreremo dalla parte posteriore, usciremo dal buco che abbiamo fatto in precedenza, ci sposteremo di mezzo centimetro e realizzeremo anche il mignolino nello stesso identico modo. Eccolo qua. Poi tirare il filo e annodarlo nella parte posteriore, come abbiamo fatto prima. Uno. Ecco qui. Avremo la mano destra e la mano sinistra. Eccoli qua. Faremo anche gli altri due nodi perché ne ho fatto uno solo e avremo realizzato le manine. Ora che abbiamo realizzato le manine, le mettiamo da parte insieme al resto della bambola e prendiamo i piedini. Con i piedini faremo più o meno la stessa cosa, ma in misure diverse, o meglio opposte. Daremo un po' la forma allungata alla nostra pallina e
Eccola qua. Stessa cosa nell'altra, in modo da raggiungere la stessa forma. Divideremo comunque in tre parti il nostro piede, 1, 2, 3, ma questa volta invece di partire dal parte bassa a cucire, partiremo dalla parte alta, perciò faremo un terzo in alto. Inseriremo nel punto più idoneo il nostro ago e gireremo il nostro ditino. Usciremo nello stesso punto in cui siamo entrati, ci sposteremo di mezzo centimetro più in là, ecco qui, e faremo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. La differenza è da dove si parte, ecco qui, 2. Posizioneremo il filo a pesca e poi tireremo. Riusciremo dallo stesso punto che abbiamo fatto prima. Tireremo sempre il nostro filo per poi fare un mezzo centimetro più avanti fino a quando arriviamo al mignolo, esattamente come per la manina. Se abbiamo fatto troppo largo, sistemiamo il filo da pesca e continuiamo così fino a quando abbiamo fatto le 5 ditine. Perciò rientriamo poi riusciamo dallo stesso punto l'ultima distanza di mezzo centimetro e avremo realizzato il nostro primo piedino che ora vi faccio vedere. Eccolo qua, il nostro piedino. Se poi volete fare i particolari vi basterà. Ora vi faccio vedere. Intanto chiudiamo questo punto in modo che non si slacci. Ecco qui. Faremo i soliti nodi. Ok. 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 Se volete fare i particolari del piede o renderlo un attimino più reale, vi basterà fare dei punti laterali. Ora vi spiego un attimo. Utilizzando del filo rosa o del filo da pesca, anzi facciamolo con rosa in questo caso, visto che ce l'ho già pronto, farete questo. Entrerete da un lato laterale, di qua, vedete, e schiaccerete leggermente di lato il piedino. Aspettate che è uscito il nodo. Così, 1 e una 2, bucate il filo,
qua. In questo modo avete dato la forma un po' più reale al vostro piedino. Ed è semplicissimo, vi basteranno delle cuciture laterali come queste. Una volta deciso quanto volete il vostro piedino, farete il nodo finale. Che, come vi ho sempre detto, le cose sono soggettive in base a come le volete realizzare voi. Tutto è fattibile, tutto è trasformabile. Basta un po' di fantasia e lasciarla andare. Ecco qui. Il vostro piedino avrà un aspetto più naturale. Faremo ora l'altro piede. Stessa cosa potete fare per le manine se vi va. O meglio, schiacciare i lati in questo modo. Ecco qui. Partirete dalla parte interna. Uscirete, vedete? E premerete il lato appena sotto le dita, così. Tirerete e avrete una manina un po' più naturale. Vi basterà come al solito bloccare. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Manina e piedino. Così forse li vedete meglio. Ora andremo a fare anche l'altro piedino. Metteremo da parte le mani che poi correggeremo. Sembrava solo una coincidenza troppo strana. Capisco che Anfisa si è arrabbiata perché non le ho detto tutto sulla mia situazione finanziaria, ma se Ecco solo. qui, e ora faremo l'esatto contrario. Prima siamo partiti facendo l'alluce dal lato destro, o meglio, dal lato sinistro del piede, mettendolo dritto. Ora faremo l'esatto contrario, perciò cambieremo un attimo forma e partiremo a un terzo, però dal lato opposto. Ecco qui, partiremo in questo modo. Andremo a premere, riusciremo nello stesso punto in cui siamo entrati. Non è difficile, poi vedrete che con un po' di pratica riuscirete a farlo velocemente, senza problemi, perché vi abituerete all'idea di entrare e uscire senza problemi. Aggiungeremo il pollicione qua all'indice. Ecco qui. E andremo avanti fino alla realizzazione di tutte le dita. Perciò rientreremo nel buco che abbiamo appena fatto, ci allargheremo di mezzo centimetro, realizzeremo il ditino, ecco qui, mettete dritto il filo da pesca. E tirate. Poi realizzate l'ultimo passaggio. Ricordatevi sempre di realizzare le 5 dita. È l'unica raccomandazione, perché per tutto il resto. Ecco qui. Fatto l'ultimo dito. Tireremo il filo. Faremo il nodo. Anzi, tre. Ecco qui.
E ora andiamo a trasformare di nuovo mani. Ora prenderemo come specchio il piedino che abbiamo fatto in precedenza e faremo la stessa cosa partendo dall'interno. La luce e via. Internamente prenderemo la misura di dove abbiamo stretto il piedino. Entreremo da un lato, usciremo dall'altro. Faremo la stessa identica cosa e poi annoderemo. Ecco qui. Una volta raggiunto l'obiettivo, tireremo il tessuto. Così. Faremo il nodo. Ok. Annoderemo il filo e avremo realizzato anche l'altro piedino. Ora faremo la stessa cosa con l'altra mano. Prenderemo la manina, daremo la forma corretta. Ecco qui. E andremo partendo da qua. Entrate da una parte, uscite dall'altro, posizionate la manina, stringete e poi fate il nodo. Ed ecco qua. Ed ora preparatevi con la colla a caldo, ma prima facciamo un'ultima cosa. Io avevo parlato all'inizio del tutorial sulle bambole dello smalto trasparente e praticamente lo useremo per lucidare e per impermeabilizzare gli occhi della nostra bambola. Ecco qui. Come vedete, l'occhio acquista un colore leggermente diverso. Ecco qui. In questo modo il colore durerà molto, molto di più. Faremo la stessa cosa in tutte le parti che abbiamo dipinto, comprese le sopracciglia. Una. E una, due, semplicissimo. Ora lo smalto non ci serve più. Il tempo di asciugatura e termineremo finalmente la nostra prima bambola. Ma prima preparatevi la colla a caldo a portata di mano. Ora lo smalto si è asciugato e andiamo a finire la nostra bambola con la nostra colla a caldo. Prima di tutto fisseremo i capelli nella parte posteriore della bambola in modo che siano ben fermi e non viaggino. Posizioneremo bene i capelli e li fermeremo nella parte posteriore. Dopodiché infileremo il berretto. E lo fermeremo utilizzando. Ci sono due modi. Io in questo caso lo farò con la colla, ma se volete fare un lavoro più stabile e più duraturo, usate l'ago e il filo. Posizionerò la cucitura la lascerò dietro e posizionerò prima la parte davanti del berretto nel punto in cui lo voglio sistemare. Lo metterò così. Perciò metterò un po' di colla in questo punto. E fisserò il berrettino. Aspetterò qualche secondo che faccia presa e poi posizionerò tutto intorno al berretto. In questo modo.
Farò la stessa cosa posizionando bene come preferisco il berretto dietro la testa e fissando piano piano un pezzo alla volta anche il resto del berretto attorno alla testa in questo modo. Ecco qui, piano piano farò la stessa cosa anche dall'altro lato, portando avanti un po' di capelli. Ecco qui, metterò la colla. E posizionerò nuovamente il berretto pari all'altro lato. Stessa cosa farò nella parte posteriore. Ecco qui, metterò la colla nel punto che ho stabilito e posizionerò il berretto in modo che stia basso. In questo modo. Ecco qui. Ora prenderò il corpo, cercherò di dargli la posizione che preferisco e incollerò la testa direttamente sul corpo, spostando leggermente i capelli in modo che stiano dietro. Perciò metterò la colla nella parte centrale dove c'è la cucitura. In questo modo. Fatelo a spirale così prenderà tutte le parti del viso della bambola. Posizionerò la testa nel punto che preferisco e la fisserò in questo modo. Terrò premuto qualche istante perché la colla faccia presa. Ecco ora deciderò dove applicare i piedini. Ricordatevi che esiste un destro e un sinistro. Farò così, metterò la colla direttamente sul piede. In questo modo. E lo metterò nel punto in cui preferisco, così. Farò sempre qualche secondo d'attesa perché la colla faccia bene presa. E farò la stessa identica cosa dall'altra parte. Prenderò il piedino, metterò la colla tutto intorno. Ecco qui. Lo posizionerò guardando bene che sia pari all'altro. E premerò allo stesso identico modo. Terrò premuto finché farà presa la colla. La bambola è quasi finita, ci mancano solo le manine.
faremo la stessa cosa, metteremo la colla all'interno dove c'è la cucitura, sceglieremo il punto in cui mettere la manina, toglieremo la colla in esubero così. Io in questo momento le sto incollando, ma se preferite potete tranquillamente cucirle, non è un problema. Poi decidete voi in quale modo volete mettere la manina e farete la stessa identica cosa dall'altra parte, così. Messa la colla, decidete dove mettere la manina e premete fino a quando la mano è attaccata. O se preferite, utilizzate l'ago e il filo per cucire direttamente nel lato posteriore della mano sul tessuto in modo che rimanga fermo. Tenete premuto bene, togliete gli esuberi di colla. E avrete realizzato la vostra prima bambola in tessuto. Volete tagliare i capelli perché magari sono troppo lunghi? La scelta è la vostra. Perciò prenderete la forbice e farete il parrucchiere, tagliando i capelli nella misura che preferite. Così. Ed ecco a voi la vostra prima bambolina. Sta dove la mettete, sta bene dovunque, è molto carina ed è simpatica. Rieccomi con la mia bambolina, che con un po' di impegno sarà anche la vostra se vi piace il modello. Questa è la prima bambola, ma ne realizzerò altri tipi, ovvero altri corpi, in modo da poter decidere come volete fare la vostra bambolina. Ma già adesso a me piace molto. Perciò, se vi è piaciuta questa idea e vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like oppure un commento. Mi farà molto piacere. Io ci sono e vi risponderò, ma soprattutto iscrivetevi, perché abbiamo ancora tante cose da realizzare, non solo bambole. A voi buona serata, ciao, iscrivetevi.